Ah, ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Pringy Luca e oggi siamo di nuovo in un video recensione. Pringy Luca, non ho aggiunto il tech perché ho deciso di cambiare questo nome e togliere la parola tecnologia praticamente, perché mi sembrava un po' limitante per quello che voglio portare sul mio canale, quindi assolutamente non la vedevo una cosa necessaria. E come potete vedere siamo tornati con i video recensione. Questa è la recensione di un prodottino davvero molto interessante e spero che vi piacciono, questo me lo direte solo alla fine di questo video, ma devo dirvi un paio di cose prima di cominciare. Se non l'avete ancora fatto, dovete assolutamente iscrivervi al canale qui sotto, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, perché è l'unica piattaforma dove sto seguendo e curando un pochino di più, perché è l'unica con la quale mi trovo a lavorare meglio e spero che vi piaccia anche a voi e che mi seguiate anche lì. Insomma ragazzi, se non l'avete ancora visto, ho creato una nuova grafica del canale, anche una nuova miniatura e tutto. Insomma ragazzi, ho aggiornato un pochino il tutto, spero che vi piaccia e fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma noi adesso partiamo subito dopo la sigla. Il prodotto di cui andremo a parlare oggi si chiama Wonderboom. Insomma, questo speaker Bluetooth della casa Ultimate Test, che fa parte della Logitech, insomma è solo un complesso per capire chi ha costruito questo speaker, ma è qualcosa di straordinario. In queste colorazioni è davvero bellissimo, sembra un po' sporco di sale, insomma l'ho scelto così perché l'ho tenuto in test tutto il mese di agosto e l'ho buttato davvero dappertutto, in mare, nello zaino, sulla sabbia. Davvero l'ho utilizzato in qualsiasi modo, ricordo che giocando a racchettoni in spiaggia la gente si fermava a fotografare lo speaker appoggiato sulla sabbia che l'acqua lo prendeva dalle onde. Insomma ragazzi, l'ho utilizzato davvero in tutti i modi. Beh, direi di andarlo a vedere più nel dettaglio partendo proprio dal design. Questo barilotto può essere definito barilotto, lattina, bomba o qualsiasi altra cosa del genere vi venga in mente. Ma insomma ragazzi, è un design davvero azzeccatissimo. Prima di tutto perché ha tutti i speaker intorno che per creare un sound a 360 gradi ed è davvero una cosa azzeccatissima. E poi ha gomme in soft touch sulla base, gomme in soft touch sulla parte superiore che va a creare davvero qualcosa di super resistente. Infatti come vi dicevo prima è super rugged, potete veramente lanciarlo dappertutto, lanciarvelo in testa, anzi forse no perché vi fate male, ma insomma ragazzi è davvero qualcosa di straordinario. Questo comodo laccio elastico per portarlo in giro, magari legandolo ad un moschettone al vostro zaino proprio come ho fatto io, e ragazzi è il compagno perfetto di viaggio, soprattutto in estate e nelle mete estive. A coprire i singoli speaker invece abbiamo questo tessuto dove è stata applicata questa trama, che ci sono davvero di tantissime colorazioni, vi lascio il link qui sotto in descrizione e io ho scelto questa che mi piace davvero tantissimo. Poi nella parte frontale, come potete vedere, abbiamo questi due mega tasti che contraddistinguono questa azienda, perché abbiamo il tasto per alzare il volume e il tasto per abbassarlo. Inoltre, sempre rimanendo sul fattore dei tasti, abbiamo altri tre tasti cliccabili, niente a sfioro, niente di complesso, perché deve essere davvero super semplice da utilizzare. Infatti abbiamo il tasto di accensione, che come potete sentire avvia questo sound che è davvero bellissimo, il tasto per avviare il pairing, vediamo se riesco a farlo in questo istante, ed eccolo qui, come potete vedere è bellissimo anche questo, e poi abbiamo il tasto per pausa, play e cambiare traccia nel caso in cui clicchiamo due volte o tre volte per tornare indietro di traccia. Insomma ragazzi, è davvero completo sotto questo punto di vista e non gli manca assolutamente nulla. Per quanto riguarda le possibilità di collegamento, abbiamo solo una porta micro USB. Sì, è vero, è un po' cheap la porta micro USB, ma devo dire che viene ricaricato velocemente senza alcun problema. Inoltre il tasto LED qui sopra cambia colorazione per lo stato di carica, quindi assolutamente non ci sono problemi. Abbiamo questo sportellino sul retro che va ad aprirsi e a scoprire il connettore micro USB, perché deve essere coperto assolutamente. Chi mi segue da un po' sa benissimo quanto io mi stia dedicando ad Instagram e al fatto che tutto l'unboxing e una parte di video cinematografica la pubblico su Instagram TV, ma ragazzi questo non potevo assolutamente non farvelo vedere. Questo è il cavo di ricarica di questo speaker, è qualcosa di bellissimo, come potete vedere cavo piatto giallo che va a richiamare un pochettino quello che è il logo di Logitech, che è molto sul giallo e mi piace tantissimo. Connettori super
resistenti. E insomma, ragazzi, dovevo farvelo vedere assolutamente in questo video perché è una cosa che mi piace tantissimo e si lega benissimo allo style di questo speaker. Tornando a lui, come vi dicevo, l'ho utilizzato davvero dappertutto ed è arrivato il momento di farvi sentire come suona. Io adesso metterò il mio microfono della Shure che ho qui a farvi sentire questo gioiellino e voi mi direte come si sente. Andiamo ad alzare un po' il volume. Poi si è scontato l'offerta di video perché qui ci sono più leader che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima amnesia non si scorda mai. La gente che conta questa roba. Insomma, ragazzi, non potevo far altro che mettere la musica di Fedez perché sono i re dei social al momento dopo il loro matrimonio. E ragazzi, devo dire che spero che siate riusciti a sentire come si sente meravigliosamente questo speaker. Ma ragazzi, io sono assolutamente favorevole all'acquisto di questo gioiellino. È ora di tirare le conclusioni. Questo speaker cos'è? Fondamentalmente è uno dei migliori speaker che io abbia mai portato qui sul canale. E ragazzi, dico sul serio, dal punto di vista del design è spettacolare, super moderno, super futuristico e mi piace davvero tantissimo, veramente in stile con me stesso. Sotto il punto di vista della qualità audio, beh, io amo i bassi e si può notare da questi due mega speaker che ho qui sulla mia scrivania e ragazzi, mi ha soddisfatto abbondantemente. Sotto il punto di vista, della Super Rugged, cosa vogliamo aggiungere? Mi ha soddisfatto tantissimo perché l'ho lanciato davvero ovunque e non mi ha creato problemi. Credo che non ci sia nient'altro, è super semplice da utilizzare, 5 tasti in totale per poter fare tutto quello che si vuole senza utilizzare lo smartphone. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. È il miglior speaker che io abbia mai portato qui sul mio canale. Spero di riuscire a prendere altri speaker di questa casa e di portarveli qui sul canale. Se vi piacerebbe vedere altre recensioni del genere, vi raccomando, iscrivetevi al canale. Io non posso far altro che salutarvi e rimandarvi alla prossima recensione, sempre qui sul mio canale YouTube.